Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un carissimo amico cantautore, è con noi Alessio Selvaggio. Ciao. Ben trovato. Grazie. Alessio, che piacere. Anche a te. Tu sei in promozione con un brano molto, 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 e sottolineo, molto carino, Per non soffrire. Dai, parlacene. Per non soffrire, intanto ti ringrazio per la tua valutazione. Per non soffrire è un brano che nasce per puro caso. Cuore di Roma, Piazza San Pietro, ero fermo lì aspettando il bus e sentivo dei suoni molto particolari, che provenivano da un tubicino, e c'era questo tan 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 tan, e ogni tanto c'era un tan taran, quindi ho detto questa scala. Allora ho registrato questo pezzettino e vado, poi salgo sul bus. Sul bus ho sentito un altro suono molto particolare e da lì, insomma, ho cominciato a creare questa melodia, dando appunto poi delle parole a questa melodia, che sono è così che si fa, è così che si fa. E poi lì ho cominciato appunto a buttare giù il testo insieme ad un amico, Salvatore Tricanico, che è un bravissimo cantautore. E abbiamo puntato a scrivere questo brano qui in maniera molto leggera, dando appunto più melodia alle parole e il senso di leggerezza. Per non soffrire può sembrare un titolo appunto di amore pesante, in realtà invece no, è proprio un'incitazione a prendere la relazione d'amore in maniera molto leggera, anche perché se le cose devono andare male vanno male lo stesso. Quindi goditele e divertiti al ritmo di musica. Hai ragione. Ma io la penso così in generale nella vita, sai. Sposo in pieno la tua teoria, è così. Se non stressiamoci più di tanto, perché tanto le cose hanno il loro percorso, come devono andare vanno. Bene. Senti Alessio, come ti avvicini al mondo della musica? Beh, in realtà io da piccolissimissimissimo avevo appunto la fortuna che i miei genitori mi facessero ascoltare dei brani musicali, pezzi da 90. Io ascoltavo Battisti, ascoltavo Elvis Presley, ascolto tuttora Armstrong, vari artisti di fama internazionale. E comunque ho lo zio che è batterista e il mio bisnonno che era un grande chitarrista per moltissimi artisti italiani. Si occupava del territorio siciliano e del sud, e quando venivano appunto gli artisti di spessore, Bobby Solo, Little Tony, lui era il loro chitarrista. Quindi questa è una cosa che mi ha influenzato parecchio, perché mi piaceva moltissimo vedere appunto loro all'opera. Poi crescendo ho cominciato a capire di non aver paura di stare su un palco, di stare davanti alla gente o di stare comunque con un microfono in mano. E lì è venuto tutto facile, tutto molto semplice, però ho cominciato a studiare perché è importante capire i propri mezzi e come sfruttarli al massimo. E quindi appunto poi è stato un percorso tutto fatto di alti e bassi, no, porte in faccia, che mi hanno fatto crescere sempre di più, fino ad arrivare a quello che sono oggi. Sei un bravissimo cantautore, eh? grazie. Allora, apriamo un cassetto, c'è un sogno, eh? Quale? Per me, fino a 4 anni fa, rispondevo in maniera molto vaga. Adesso l'unico sogno che ho nel cassetto è quello di fare Sanremo. Tra l'altro è anche una rincorsa contro il tempo un po', perché ho saputo che il limite è fino a 30 anni, non più 32, io ne ho 28, ho gli ultimi 2 anni al momento, poi le cose possono cambiare, ed è uno di quei palchi che vorrei poter raccontare in una prossima intervista, magari anche a te, fra qualche tempo, dicendo ce l'ho fatta, al di là del risultato, però essere lì per me sarebbe un coronamento di un sogno molto, molto, molto importante. Sanremo è sempre Sanremo, che se ne dica. Si sa. Assolutamente sì. Ovviamente io prometto una cosa, che sul palco di Sanremo non romperò i fiori. bravo. I fiori non si rompano mai, eh? Alessio, parliamo di social. Quanto sono importanti per la tua musica? E ci dici anche le pagine social, così veniamo a chiusare un po'. Beh, oggi viviamo nel mondo social, che praticamente è diventato quasi più importante della realtà per molti aspetti, ma
nel nostro campo è molto molto importante. Io sono in tutti i social, esco da tutte le pagine Google, Alessio Selvaggio, Alessio Selvaggio Music, insomma sono dappertutto. È veramente importante perché questa vetrina, la chiamo così, ti permette di rimanere sempre, sempre visibile a tutti gli ascoltatori. E è importante saperli usare. Per me i social vanno usati per un 20% della giornata, e in quel 20% vanno usati appunto al 100% delle potenzialità. Appunto oggi, grazie a questa tecnologia, riusciamo ad essere trasmettibili in tutto il mondo, comunque riusciamo ad essere visti e ascoltati da tutti, e può succedere anche il colpo di fortuna. Nulla è per caso. I programmi televisivi in cui ho partecipato sono frutto dei miei social. Mi vedono lì gli autori e mi hanno contattato. Quindi è importante, ecco, utilizzarli bene. Io ti dico la verità, li utilizzo per intrattenere al 100% la gente che mi ascolta, quindi con musica o con delle cose divertenti che fanno parte un po' della mia persona. Però dopo un po' stacco un po' la spina, perché adesso mi piace veramente tanto godermi quello che la vita ci regala ogni giorno. E fai benissimo, io faccio come te. Eh? Alessio, ti dico grazie mille per questa bella chiacchierata. Grazie a te per la tua ospitalità e la tua professionalità. Noi vi lasciamo a per nostro film. Ciao. Ciao. Forse non so cos'è l'amore, ma forse è meglio non sapere. Mai mi vivo solo l'emozione e mi lascio andare, ma sono qui. È così che si fa, così così, è così che si fa. È così che proteggo l'anima, è così che si fa. È così che si fa, così così, è così che si fa. È così che proteggo l'anima, è così che si fa per non soffrire. Per non soffrire. Per non soffrire. Per non soffrire. Mai, mai, mai. Già spettacolo, senza pubblicità. La mia vita mi sembra il Truman Show, ma questa è la realtà. Non ho tempo per amare e questa cosa mi fa male, ma ti vorrei con me e mi scoppia il cuore. Ehi, è così che si fa, così così, è così che si fa. È così che proteggo l'anima, è così che si fa. È così che si fa, così così, è così che si fa. È così che proteggo l'anima, è così che si fa per non soffrire. Per non soffrire. Per non soffrire. Per non soffrire. Che parole mi dono schiaffo. Vado a morire nel mio letto. Quando mi sveglio sono vecchio e non mi importa di nessuno. Vorrei solo te qui vicino. Dare testate contro il muro per riaverti qui con me. Per non soffrire. È così che si fa, no? Per non soffrire. È così che si fa, ehi, 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 ehi. Per non soffrire. È così che si fa, così. Per non soffrire. 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 Per non soffrire.